Lo sviluppo dell'acquacoltura ha orientato sempre più le tecnologie di allevamento verso impianti intensivi. Ciò ha causato un notevole aumento delle problematiche patologiche e delle metodiche utilizzate per risolverle. Per quanto siano le malattie virali quelle che causano la maggiore mortalità, data l'impossibilità per il momento di curarle, l'attenzione si è maggiormente concentrata sulle malattie batteriche. Finora le patologie batteriche sono state affrontate con terapie a base di chemioantibiotici nel mangime, ma ora questo tipo di approccio sta mostrando i suoi limiti. Necessità di ripetere i trattamenti. Progetti che non si alimentano. Rischio di sottodosaggi o di trattamenti condotti irregolarmente che possono favorire la formazione di ceppi batterici resistenti ai chemioantibiotici di uso normale. Eventuali problemi dovuti al mancato rispetto dei tempi di sospensione e quindi alla presenza di residui nelle carni. Questi problemi e il progresso degli studi sul sistema immunitario dei pesci hanno evidenziato le malattie contro le quali sono stati sviluppati i vaccini sono la vibriosi e la bocca rossa. La vibriosi, causata da Vibrio anguillarum, è diffusa nelle specie allevate in acque salmastre o marine, meno tra quelle d'acqua dolce. Si presenta con eritemi ed emorragie diffuse cutanee e nei visceri. La bocca rossa, causata da Yersinia ruckeri, è la principale patologia delle trote allevate. Si hanno emorragie soprattutto nella zona cefalica e nei visceri. I vaccini contro queste malattie sono ottenuti da colture batteriche inattivate e sono innocui sia per i pesci che per gli utilizzatori. La vaccinazione fa diminuire in maniera drastica la mortalità riferita alla malattia oggetto della profilassi e porta ad un generale miglioramento dello stato di salute del pesce e dell'impianto. Diverse sono le metodiche di somministrazione dei vaccini. Vaccinazione per iniezione intraperitoneale utilizzata per vaccinare pesci di grandi dimensioni e di particolare valore economico, ad esempio riproduttori. Vaccinazione per sprayzazione, ove la soluzione vaccinale viene irrorata ad alta pressione sui pesci anestetizzati e tolti dall'acqua. Vaccinazione orale, in cui il vaccino viene assorbito al cibo. Vaccinazione per immersione, che è la metodica oggi più utilizzata. La vaccinazione per immersione viene utilizzata per vaccinare grossi quantitativi di pesce di taglia ridotta, con un peso ideale di 5 grammi. In questa fase si è visto che la risposta immunitaria indotta è tale da coprire la vita economica dei soggetti. L'esecuzione della vaccinazione secondo questo metodo è molto semplice. Innanzitutto bisogna predisporre dei recipienti adeguati come volume e materiale al cui interno è previsto un sistema per l'erogazione di ossigeno e un sistema a rete che permetta il rapido allontanamento dei pesci dopo la vaccinazione.
Dopo aver predisposto il materiale, possibilmente ponendolo su una bilancia, si prepara il bagno vaccinale diluendo il vaccino 1 a 10 con acqua delle vasche. In questo caso, 2 litri di vaccino. Vaccinale e reimmesso nelle vasche. Con questa metodica ogni bagno vaccinale può essere utilizzato per 15-20 volte e quindi, in questo caso, con 2 litri di vaccino possono essere vaccinati 200 kg di pesce, 20 bagni da 10 kg di pesce ciascuno. L'efficacia della vaccinazione è condizionata da diversi fattori quali lo stato di salute dei pesci da vaccinare, i quali non debbono avere malattie in atto o stati di sofferenza branchiale, la taglia dei pesci, la concentrazione del vaccino e il tempo di immersione, la temperatura dell'acqua, la quale, se dopo la vaccinazione è in rialzo, favorisce la formazione degli anticorpi. Dopo la vaccinazione esiste un periodo di latenza immunitaria della durata di 30-40 giorni, in cui i pesci sono sensibili all'azione dei patogeni. Durante tale periodo non si dovranno stressare i pesci con spostamenti o selezioni. Se le facili norme di una corretta vaccinazione sono bene eseguite, sarà evidente il risultato finale per l'allevatore. Maggior quantità di pesce in un tempo minore, perché le malattie causano un rallentamento nella crescita. Risparmio nei costi dei mangimi perché senza antibiotici. E infine, una migliore programmazione aziendale in quanto la vaccinazione ha un costo definito e si sa quando effettuarla. In Italia il numero delle possibilità offerte dalla vaccinazione sta aumentando notevolmente: ricerca contro le patologie emergenti, contro le malattie virali e per lo sviluppo di vaccini orali. Propone in tal modo di fornire agli allevatori di questo importantissimo settore zootecnico tutti i mezzi possibili per il conseguimento di sempre migliori risultati produttivi.